Chiesa gremita, come sempre, in memoria di Don Franco Fedullo. Un altro segno di quanto il ricordo del compianto parroco di San Domenico sia ancora presente. Sono passati meno di 4 mesi dalla sua scomparsa, ma il suo passaggio terreno, la sua esistenza, sono e resteranno una stella polare per la sua comunità e non solo. Potrebbe essere venerabile Don Franco. Questo adesso parla il canonista, bisogna comunque che passino 5 anni dalla morte di una persona perché si possa cominciare qualsiasi ragionamento su questo, ma al di là di quello che può essere l'ufficialità o meno, noi sappiamo che Franco è stato per Salerno un modello veramente di sacerdote che si spende per gli altri, che vive in pieno il Vangelo e quindi è sicuramente nella gloria dei santi, al di là di quella che è l'ufficializzazione della Chiesa. Uno dei segni lasciati da Don Franco Fedullo è il Centro per la Vita e il Pellicano. A questo sono andati i fondi raccolti con un'asta di beneficenza di opere d'arte organizzata da Art Experience, a consegnare il ricavato presidente e vicepresidente dell'associazione, Angelo Lazzano e Annalisa Fontanella. Un'iniziativa che sarà ripetuta a sostegno del Centro per la Vita. Il Pellicano ha salvato circa 1200 vite. Che però, se si fa conto che è dal 1983, quindi queste persone nel frattempo si sono sposate, hanno avuto figli, sono molte di più. La storia più bella da raccontare? Ogni storia è bella, ma la storia più bella è quella di che poi ha dato origine a una mostra, al titolo di una mostra che abbiamo fatto per i 30 anni dell'attività. Una ragazza di 20 anni, insieme alla mamma, venne a salutare Don Franco e la mamma le aveva detto: guarda che se non era per questo sacerdote tu oggi non c'eri, perché io 20 anni fa avevo pensato di non farti nascere. La ragazza si avvicinò all'orecchio di Don Franco e disse: grazie mille.